Notte, prima dei mesi. La data di oggi compariva al termine di questo trailer confezionato dal Ministero dell'Istruzione. Una tecnica che si usa per creare attesa nella fase di lancio di iniziative commerciali. Il prodotto questa volta è invece un argomento serio, l'esame di maturità. Puntuale è arrivato oggi l'annuncio del ministro Bussetti. Cari ragazzi, finalmente ci siamo. Ed è anche con largo anticipo che vi comunichiamo le materie oggetto della seconda prova scritta del vostro esame di Stato. Già, perché la terza prova, il quiz su tutte le materie, è stata abolita. Cambiamenti che stanno creando comprensibile ansia negli studenti, che dovranno ora affrontare non più una ma due materie nel corso della seconda prova. Eccole. Al liceo classico, latino e greco, allo scientifico matematica e fisica, al liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale, oltre a scienze umane ci sarà diritto ed economia politica. Al turistico, discipline turistiche aziendali e inglese. All'alberghiero, scienze degli alimenti. E laboratorio di servizi enogastronomici. Grafiche a chiappa giovani, ma decisamente poco chiare quelle fornite dal ministero nel corso dello stesso video, dove l'abbondanza di congiunzioni rende difficile capire quali siano le due materie indicate. Così, ad esempio, per l'Istituto Agrario si legge Economia Agraria e dello sviluppo territoriale e valorizzazione attività produttive e legislazione di settore. E per sostenervi nella vostra preparazione. Organizzeremo anche delle simulazioni della prima e della seconda prova e si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo, aprile. 19 febbraio e 26 marzo le simulazioni per la prima prova scritta, 28 febbraio e 2 aprile quelle della seconda. Vi auguro buon lavoro e andiamo a meta.